oltre alla danza, è una realtà decennale ad Augusta, da cui vi parliamo, e abbiamo con noi Danila Padania, la maestra, e un'allieva, Giordana Greco, che rappresentano tutto il corso, per ora, così soltanto una figura retorica, che sia una parte per il tutto, la maestra e un'allieva. E perché siamo qui? Perché oltre alla danza presenterà i suoi allievi, la sua capacità, la sua valentia in un concorso da Ceriana nei prossimi giorni e poi a Roma. Allora, voi perché vi chiamate oltre alla danza? Lo domandiamo subito a Danila Padania. Perché oltre alla danza? Cosa c'è oltre appunto la danza, il balletto? Abbiamo alle spalle qui una palestra in cui si fa hip hop, vedo. Allora, oltre alla danza? Oltre alla danza perché innanzitutto le coreografie che io monto, che io creo, vanno sempre al di là del semplice passo, nel senso che dietro ogni balletto, ogni coreografia, c'è sempre un significato, un insegnamento, e quindi prima di tutto, prima delle ballerine, devono essere intanto delle atlete, quindi a livello di cose, e poi delle attrici. Ecco, devono interpretare, interpretare, perché sempre, e sottolineo sempre, anche in un balletto di pop che apparentemente non ha dietro una storia, noi montiamo sempre una storia, quindi hanno sempre uno sfondo pedagogico i balletti, sempre. Ecco, allora quale storia monterete per Cireale, visto che c'è un concorso a cui parteciperete in questi prossimi giorni, no? Sì, noi stiamo portando i tre balletti che sono arrivati, sono finalisti, abbiamo ballato a novembre al Metropolitan a Catania, abbiamo fatto la semifinale a Catania, e sono tre balletti. Uno interpretato dalle bambine più piccole, che riguarda in pratica la storia di Pinocchio, è un balletto di contemporanea, dove si vuole mettere in evidenza il dualismo che c'è in ognuno di noi, quindi la parte buona e la parte cattiva che c'è sempre in ognuno di noi. Quindi il bugiardo, il Pinocchio, il bambino sincero, quindi le bambine balleranno con una maschera, da una parte, la parte senza maschera rappresenta la parte cattiva, infatti hanno il naso lungo, la parte con la maschera rappresenta la parte buona che è in ognuno di noi. Poi portiamo un balletto con una base degli Oltre il Silenzio, che è una base quindi di Augustani, quindi è per noi un vanto, perché ovunque siamo andati con la base Picchi tu mi vuoi degli Oltre il Silenzio abbiamo vinto tutto quello che era possibile vincere, solo che l'abbiamo fatto presente ma nessuno non ci ha dato mai ascolto, perché questo è un che pezzo, senso, che vuol dire? Nel senso che volevamo si facessero degli spettacoli con gli Oltre il Silenzio, con noi che ballavamo, anche gratuitamente, anche mi ricordo l'anno scorso l'avevamo chiesto a San Domenico per poterlo fare in maniera del tutto gratuita. Nessuno vi ha preso in considerazione, pur offrendolo gratuitamente. E allora dobbiamo farlo, allora, prossimamente. Dobbiamo farlo, prossimamente vediamo un po' di organizzare. Ma gli Oltre il Silenzio sanno perfettamente questa cosa qui, solo che hanno avuto qualche problemino quest'anno come gruppo, e quindi Massimo Suma insomma ha un po' fatto da sé, senza l'accompagnamento del gruppo. Sono molto bravi loro, meriterebbero come noi una platea ben più vasta. Quindi portiamo questo pezzo siciliano in contemporanea, e poi portiamo un mini musical che si chiama Money. Mani. Ci sono tre pezzi di multistyle, viene chiamato, quindi si balla sia l'hacking, che è uno stile dell'hip hop, sì, e sì. Si balla poi il pezzo di Liza Minnelli, e si balla un pezzo di video dance finale, dove le ragazze danno prova di saper ballare i diversi stili, e che praticamente, come dice lo stesso titolo, è quello che stiamo vivendo un po' tutti insomma in questo momento, cioè è la corsa all'arricchimento. In questo momento c'è l'impoverimento, semmai il desiderio di uscire da questa crisi, giusto? Da questa crisi. Allora, ecco, abbiamo Giordana Greco qui, cercherà di imitare Liza Minnelli, diciamo così, a mo' di battuta. Giordana è giovanissima ancora, va ancora a scuola, è minorenne addirittura, no? Però abbiamo avuto la liberatoria dei genitori, via fono, via attrezzo il telefono, e bel sorriso che ha Giordana, vedi che belle... belle guance rosse. Allora, Giordana, tu cosa farai? Farai parte del gruppo, voglio dire, farà qualcosa di particolare, Giordana? Balla tutte e due i balletti, non quello di Pinocchio perché è un po' grandetta lei, sono le più piccine. Balla sia il Picchi tu mi vuoi di contemporaneo che il Money. E allora,
ma voi, mani, Liza Minnelli, che bene tu che fai, insomma, diglielo a questi. Allora, la coreografia è formata dalla coppia, la femmina e il maschio. Io interpreterò il maschio, della situazione. È simpatica questa cosa. Il travesti da maschio, allora. Una bella ragazza così è problematico adesso, travestire da maschio, truccarla da maschio. Sì, ma quando balliamo noi sappiamo che indossiamo come una maschera, quindi non crea nessun problema. Qui siamo nel mondo, siamo nella Sicilia pirandelliana, ci sono le maschere nude di Pirandello, e allora ecco effettivamente voi interpretate questo. Come ti trovi? Da quanti anni fai questa passione coltivi? Come ti trovi qua? Mi trovo benissimo con le certo, la domanda è anche un po', diciamo, un po' stupida. Lo ammetto. Potevo dire una cosa diversa. Ecco, appunto. Vabbè, no, adesso da quanti anni fai? Allora, io ballo da 11 anni, da quando avevo 3 anni e mezzo. Caspita, quindi vuoi diventare ballerina professionista? Ci speriamo. Bene. Sì, speriamo. Fai fatica, lo fai con leggerezza, vuol dire, i sacrifici si fanno, no? Certo, i sacrifici ci sono. E si fanno, perché alla fine è una passione, quindi quando è qualcosa che ti prende veramente, si fanno. Bene, allora, noi abbiamo altro tempo a disposizione, vorrei saperlo, e allora, poi andrete, dopo Cereale andrete a Roma. A Roma cosa ci sarà? Un festival? Cos'è? A Roma è praticamente vanno tutte le squadre, tutti i corpi di ballo che sono arrivati da tutte le regioni italiane, che si sono qualificate per andare in finale, si scontreranno e i primi di ogni categoria andranno a fare questa meravigliosa esperienza in Canada, spesato tutto dall'organizzazione. Ah, sì. Cioè andrete oltre oceano stavolta, oltre la danza, oltre oceano. Siamo spesati di tutto e quindi faremo questa esperienza. Ci sarà una vetrina, vetrina Italia, vetrina Francia, vetrina Germania. Noi avremo a disposizione un palco, tutti quelli italiani, e faremo vedere le cose che sappiamo fare in maniera... ed è uno spettacolo meraviglioso. Lì non c'è gara, è uno spettacolo di tutto il mondo. Quindi è certo che andrete allora. Non è sicuro. Ah, non è sicuro. Dobbiamo passare da Roma. Va bene, allora rappresenterete l'Italia, rappresenterete la Sicilia, adesso Augusta, e questo è molto significativo perché in effetti ci stiamo rendendo conto che ad Augusta si perdono pezzi di istituzioni, però abbiamo i talenti, che però i talenti devono per forza emigrare. È così o no? Purtroppo è così. Ad Augusta non c'è la valorizzazione del territorio né da un punto di vista ambientale né da un punto di vista artistico, sociale, assolutamente. Io come mi sono lamentata è perché tutti ci lamentiamo e c'è un lamento continuo, ma non c'è progettualità, nessuno dice che cosa si deve fare, nessuno si propone, nessuno. È stata fatta una serata il 25 gennaio in Piazza Duomo. Non c'era nessuno, non c'era la gioventù, c'eravamo soltanto noi che come sempre balliamo in maniera del tutto gratuita per offrire lo spettacolo alla cittadinanza, ma la cittadinanza si lamenta, ma la cittadinanza era latitante. Cioè non gliene frega niente a nessuno. Noi abbiamo sempre proposto il nostro spettacolo per la festività di San Domenico gratuitamente, perché stiamo su un palco e possiamo tenere anche 4 ore di spettacolo con le nostre coreografie. Ma non veniamo mai presi in considerazione. Ciò che non succede, mi consenta, a Ragusa per esempio, io vado lì perché mia moglie è ragusana, vado lì, io si stende ogni anno, e ogni anno d'estate a Marina di Ragusa ballano sempre tutte le scuole di ballo del ragusano, e sono tante, lì si esibiscono a Marina di Ragusa, è un centro turistico bellissimo e attraente, quindi lì si esibiscono. Poi con questo piacere... Non l'avete. Non abbiamo nessuna possibilità, non solo perché ad Augusta non esiste un palcoscenico. Questa è un'altra disgrazia che tante volte abbiamo dovuto denunciare. Certo. Ci costringono a ballare sul pavimento, rovinando i costumi che a noi servono per fare i concorsi che le mamme fanno con tanti sacrifici. Non esistono sedie, non esiste nulla per cui valga la pena di poter fare uno spettacolo, ma non solo. Ma c'è un'invidia, lo devo proprio dire, e all'interno di Augusta siamo una città piena di invidia, cioè anche fra noi stessi sportivi, fra le associazioni, c'è un'invidia. Io vi ricordo tante volte quando ho chiesto di poter fare uno spettacolo, mi è stato risposto sempre no, perché se balli tu deve ballare quell'altro, no, perché se balli tu si seccano quelli dell'altra scuola, no, perché se balli tu lo dobbiamo dire. Ma io, e quindi non si fa mai. Si potrebbe fare un po' a turno, sì, un po', ecco. Così, con questa
si potrebbe anche organizzare una bella manifestazione articolata, perché le espressioni artistiche sono varie, i talenti sono anche validi e vari in vari campi, per esempio anche nel campo teatrale, nel campo della poesia, per esempio, no? E così via. E vabbè, questo è un limite nostro, grosso limite che abbiamo. Giordana, concludiamo con il tuo sorriso. Allora, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Sperando bene. Bene, grazie.